sindaco. Buongiorno a tutti, nuovamente grazie infinite per essere arrivati qui con questo, diciamo, breve preavviso, perché vi abbiamo convocati soltanto stamattina. Diamo il benvenuto ufficialmente al dottor Francesco Sisci, giornalista, scrittore, considerato il più grande sinologo italiano, anche amico del sindaco, insomma. Soprattutto amico del sindaco, il resto, non... E oggi il Palazzo del Bruzzi gli rende il giusto omaggio, perché il dottor Sisci è figlio della nostra terra, originario di Villa Piana, una personalità in Cina, nonché un grandissimo intellettuale proprio di cose cinesi. Quindi do subito la parola al sindaco per la sua presentazione, poi sentiremo anche le parole del dottor Sisci, e quindi vi verrà reso il giusto omaggio. Grazie. Grazie per essere qui, ringrazio i giornalisti, perché i giornalisti, anche con questo breve preavviso, di solito sono qui anche per farci gli auguri. Io ho fatto anche per farci gli auguri di Capodanno, per il nuovo anno che spero sia pieno di... Come sto dicendo, sono giorni che sto facendo gli auguri, quindi adesso siamo abituati a fare gli auguri per questo nuovo anno, che spero sarà pieno anche di speranza per il futuro, per i nostri giovani che sono qua, spesso vanno fuori come Francesco, ha studiato già fuori lui, non all'Università della Calabria, e poi è stato per molti anni fuori dall'Italia nel suo caso. Però spero che tutti i nostri giovani che sono qua, anche quelli che sono fuori, Francesco vuole ritornare, non lo so, sarà un po' difficile, ma insomma noi ce lo auguriamo, possano restare, perché noi abbiamo bisogno di capitale umano, capitale sociale. Abbiamo la fortuna di avere l'Università della Calabria qui a Cosenza, e l'università potrebbe dare al territorio una grande forza, no? con i talenti che ogni anno escono fuori da questa università. Io ringrazio Francesco per essere qui, tanto lo ringrazio perché come amico, lo dicevo, come sindaco di questa città. Io l'ho conosciuto, credo, ormai sono quasi 10 anni, la prima volta che arrivai in Cina, all'epoca ero con il direttore generale, oggi sottosegretario del Ministero dei Beni Culturali, Roberto Cecchi, per una consulenza. All'epoca io ero nel Consiglio Nazionale dei Beni Culturali e Francesco era direttore dell'Istituto Italiano di Cultura in Cina, chiamato per Chiara Fama, perché lui poi è stato corrispondente di vari giornali italiani, la Stampa, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, credo che ogni giorno arrivano due scritti sul Sole 24 Ore, sulla Stampa, e ha scritto diversi testi, alcuni di questi li ho letti, Made in China, Chi ha paura della Cina, appunto, che mi ha dato sulla collaborazione di Montezemolo, testi sulla, che quello io conosco, sul rapporto tra la Cina e la Chiesa, su Tibet. È uno dei maggiori sinologi che esiste, sicuramente il maggiore sinologo italiano. E lui ha studiato qui, faccio una tua storia, la conosco per motivi personali, è andato, dopo aver studiato fuori, credo per fare una sorta di master in Cina, e poi ha conosciuto la signora Sisci, che si è sposato, è rimasto lì, è andato in Cina prima, diciamo, di questi 10-15 anni, quasi credo più da 30 anni, partendo appunto dalla Calabria, credo da Villa Piana, dalla nostra provincia, e poi è rimasto sempre in Cina. E adesso è il punto di riferimento anche tutta una comunità, non solo italiana, ma internazionale, anche di americani, lì, perché è considerato uno dei più importanti intellettuali cinesi, perché già è difficile conoscere la lingua cinese, lui la conosce così bene che io lo vedo parlare al telefono in cinese, praticamente parla con il cinese. Quando fu, adesso lo posso dire, ma lo dico così, quasi come fosse in un incontro fra amici, quando poi nel 2003, quando era direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, a un certo punto litigò con l'ambasciatore, dopo qualche anno l'ambasciatore dell'epoca, si dimise da direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, perché considerato più vicino addirittura ai cinesi, considerato quasi in quel periodo una spia dei cinesi, no? Mi dicevano, perché è molto legato, diciamo, a tutte le persone, poi quelle che poi avevano studiato insieme a lui,
Alcuni di questi, tutti quelli conosciuti, che hanno studiato pure qui a Cosenza, dovete sapere che l'Università di Cosenza è l'università che ha il maggior numero di cinesi che hanno studiato, perché prima, Francesco magari lo dirà, lo dicevo spiente, nel senso che era più considerato vicino ai cinesi, per la nostra cultura che è molto simile a quella cinese, devo dire, quella dei calabresi. E lui si è trovato molto bene, così bene in Cina, che è praticamente diventato cinese. E poi, voglio dire, ha svolto tante altre attività, e quindi è adesso, ripeto, un punto di riferimento. Io vorrei lasciargli la parola, lo ringrazio di nuovo, gli daremo il riconoscimento qui, che è un riconoscimento della città di Cosenza, per la sua figura, per come porta il nome della Calabria, dell'Italia, all'estero. E che, voglio dire, io ho visto, lui viene spesso in Italia chiamato da varie enti governativi, da università, da associazioni culturali, dalla Fondazione Italia Cina, no? Che è presieduta da Cesare Romiti, e svolge questa attività, diciamo, di collegamento proprio da un punto di vista culturale con la Cina. Ecco, io gli consegno il nostro telesio. Grazie mille. Come ricordo della città, la nostra. Ci alziamo. Ci alziamo. Grazie. Grazie mille. I cinesi vanno così, si saluta. Se parlo un po' in cinese, noi parliamo meglio dei cinesi. Bene, per me è un doppio, triplo onore, devo dire, ricevere oggi questo premio ed essere qui. Uno, perché l'onore in sé. Due, perché Cosenza è il capoluogo del mio luogo d'origine, quindi è assolutamente un onore particolare, perché ricevere un riconoscimento da qualunque altra parte non vale come essere riconosciuti dal luogo di origine. E terzo, ultimo, devo dire, riceverlo da Mario, che è un amico da una decina di anni, ed è stato per me, devo dire, un ritorno al legame con l'Italia e con la Calabria in particolare, dopo tanti anni di Cina e di lontananza. Mario per me è stato un ritorno, l'inizio di un ritorno alla Calabria, cosa del genere. Quindi per me è particolarmente importante. La Cina è ovviamente lontanissima dalla Calabria e dall'Italia, ma è anche molto molto vicina, e potrebbe esserlo molto molto di più. E in questo spirito, non pensando al passato ma forse pensando al futuro, che forse Cosenza potrebbe, e so che Mario vuole lavorare. C'è anche un destino strano, per cui i primi esperti di Italia formati dalla Cina dopo il periodo delle riforme di Deng sono venuti a Cosenza e hanno ancora con Cosenza un rapporto assolutamente particolare, di grande affetto e di grande legame, perché in realtà negli anni 70, negli anni 80 a Cosenza si sono trovati molto bene. Quindi questo è un capitale umano, ma anche oggi una risorsa potenzialmente infinita, perché la Cina oggi è in condizioni molto diverse di 30 anni fa e potrebbe giocare verso l'Italia e verso Cosenza un ruolo importante per il futuro della città e per il futuro del paese. In questo senso credo che non sia folle pensare che, come allora Cosenza ebbe questo ruolo nell'apertura della Cina, oggi quei cinesi formati a Cosenza, e oggi Cosenza potrebbe essere una specie di lievito culturale e di stimolo per tutta l'Italia e direi anche per tutta l'Europa, visto che oggi la Cina è la seconda economia del mondo e fra
10 anni, 15 anni, potrebbe facilmente essere la prima, e certamente oggi Giappone, America, India, le grandi forze economiche mondiali seguono o sono estremamente legate alla Cina. Quindi se ci può essere un punto di leva quasi da Archimede per il rilancio e le prospettive dell'Italia e dell'Europa, forse senza, e lo dico con grande serietà e senza esagerazione, questo potrebbe essere Cosenza, proprio per la sua esperienza. Esperienza è un elemento importante, cui accennava lo stesso Mario, è la mentalità. Per qualche strano capriccio della storia o dell'antropologia, il modo di comportarsi, i valori, le idee, il modo di pensare dei calabresi è molto simile ai cinesi. Mia moglie è orgogliosa quando le dicono: ah, ma tuo marito si comporta proprio come un cinese, sembra più cinese di noi. E lei è contenta perché sembra che mi abbia, come dire, completamente sinizzato. Io a questi amici cinesi dico: no, guardate, scusatemi, ma queste cose io le ho imparate da mia madre e da mio padre, queste cose sono calabresi. Cioè, paradossalmente c'è una specie di innato sentimento che lega la Calabria all'Italia, e non è solo una mia esperienza personale, ma è testimoniata anche da questi cinesi che 30 anni fa vennero qui a studiare l'italiano e si trovarono bene, si trovarono a casa. Se riuscissimo, ci sono, innanzitutto c'è stato, adesso purtroppo è morto, il più grande italianista della Cina, grandissimo scrittore, accademico del Lincei, che era questo Kung Liu, che ha tradotto molti scrittori italiani in cinese. Adesso attuale, per esempio, addetto militare Ye Fan, ha studiato in Cina, un generale, forse ha studiato a Cosenza, e forse è l'uomo più importante dell'ambasciata cinese, questo che in qualche modo per l'ambasciata cinese, cioè in molte ambasciate, l'addetto militare conta più nei fatti dell'ambasciatore stesso. Ma in generale direi questi cinesi cosentini hanno stabilito una traccia, un legame fortissimo con l'Italia e con Cosenza, e questo legame potrebbe, e secondo me dovrebbe, essere rilanciato, proprio perché questo sentimento possa trasformarsi poi concretamente in occasioni di crescita, in investimenti, in opportunità di rilancio della città. Io credo che in questo spirito... Sì, questa c'è, tra l'altro, un'altra cosa, mi ricordava adesso Mario, una cosa che abbiamo incontrato per puro caso, veramente per puro caso, in occasione delle Olimpiadi avevo scritto un editoriale sul Washington Post, e un signore mi ha scritto, un tale Guy Alito, che io conoscevo di fama, questo è uno dei massimi esperti americani di Cina, è stato il primo non cinese, non etnicamente cinese, a fare da interprete a Nixon, è stato usato dal Dipartimento di Stato in molte occasioni importanti, ed è soprattutto considerato dai cinesi il grande riscopritore di Confucio, cioè l'uomo che dopo decenni di ostracismo, perché il pensiero confuciano era considerato anticomunista, riscoprì e rilanciò in America e in Cina il pensiero confuciano. E così, recentemente la televisione cinese ha fatto un documentario sulla sua vita, e quindi è considerato molto molto importante sia in America che in Cina. Questo signore mi ha scritto, io
l'ho ringraziato, poi ci siamo scambiati delle email, tutti dove sei, io sono calabrese, anzi sei calabrese di dove? Di Cosenza, di Cosenza di dove? In Castiglione. Si scopre che il signore, i nonni erano di Castiglione e Cosentino, ma lui si sente molto, molto, molto cosentino, molto cosentino. Non, dice, non parlo l'italiano bene, però parla il dialetto molto bene. Si ricorda i nomi dei dolci, i nomi delle cose particolari. E lui adesso dovrebbe venire qui appunto in questa primavera e per lui è toccare il cielo con un dito. E con l'occasione i cinesi che sono molto, come dire, affascinati dall'idea del ritorno alle origini, hanno deciso di mandare una troupe televisiva a filmare il ritorno alle origini del professor Alitto, che dovrebbe tornare a Cosenza e non vede e non sta più nella pelle per il ritorno a Cosenza. Di questo devo dire ringrazio a nome del professor Alitto anche Mario, direi anche Cosenza, perché questo è un motivo in più per cui Cosenza si trova quasi magicamente all'incrocio tra Cina e America. In questo caso un professore italo-americano, grandissimo esperto, forse il massimo esperto di storia cinese americano, che però è legatissimo e di origine cosentina. E questi incidenti della storia e della vita, forse c'è anche un'opportunità in più per Cosenza, così come è stato poi alla fine un incidente, quello per cui noi ci siamo incontrati a Pechino, di tutti i posti dove ci si poteva incontrare, ed è nato questo percorso che ci ha portato fino adesso. Quindi grazie a voi, grazie a Cosenza, se posso dire, anche soprattutto grazie a Mario Plutone. Avete domande? Qualche domanda? Tantissime curiosità, vero? Nel senso, abbiamo scoperto oggi tante cose veramente interessanti. La ringraziamo, tra l'altro, sulla scorta dell'ultima frase che le ha detto, mi è venuta in mente una frase di qualcuno che diceva che anche le cose che accadono a caso non accadono mai per caso. Quindi anche l'incontro con il sindaco a Pechino, in un mondo così lontano, evidentemente doveva accadere, aveva un suo perché. Ma poi noi ci vedevamo quasi ogni mese, perché andava in giro ogni mese. Alla fine. Con la parola a Franco Bartolucci. Per me è stato anche un caso, io non sapevo, quando mi chiamato stamattina, non sapevo che avevo avuto il piacere di conoscere e incontrare il dottor Sisci. Il discorso è questo, perché i colleghi non lo sanno, a giorni presenteremo in conferenza stampa il secondo volume e c'è la storia dei cinesi all'Università del Grado. Questa sala, i cinesi, i primi 11 studenti e 6 già laureati che sono venuti qui per specializzarsi, furono accolti, praticamente arrivò l'ambasciatore cinese a Roma a marzo del 1979. Perché questa era l'unica università che prendeva i cinesi, fino a un certo punto. Per merito del professore Bucci. Alcune fotografie non sono riportate nel libro. Bucci. Ma la cosa bella è che furono accolti festosamente in questa sala e anche al Comune di Reno. Quindi all'epoca ricordo c'era Iachi Monceri, perché non ci occupavo già di questi rapporti con il Marco. Per cui tutte le cose che lei ha detto io le condivido appieno, perché li vivo, continuo a vivere. E vi do un dato, praticamente sono arrivati finora, un dato statistico, finora da noi circa 500 studenti cinesi. E abbiamo la più grossa comunità di laureati cinesi nella nostra università. Abbiamo, questa è un'indagine che è stata fatta dall'Associazione Laureati, l'Associazione Internazionale Amici dello Stato Calabria, in cui alcuni dati sono riportati anche alla fine del volume. E io condivido appieno, sono felicissimo di apprendere questa bella cosa, di fare qualcosa di importante per ricostruire questo rapporto Calabria-Cina, perché io so, lo verifico sul campo quotidianamente, nei rapporti che abbiamo con l'IME via email,
è fantastico questa cosa, e la condivido appieno, e sono il primo, la prima persona felice a condividere questa cosa. Quando, giusto così, chiudo, l'amicizia, l'attaccamento dei cinesi verso la Calabria, la figlia di Plutonio, morto, come diceva, ha già detto la cosa, si è, ha sposato un calabrese, originario di Crotone, un paese vicino a Crotone. Lei oggi vive e insegna alla Terza Università di Roma. Quindi voglio dire, insomma, che sono questo orgoglioso oggi, diciamo, di avere mantenuto vivo questo rapporto con alcuni di loro, perché sono convinto, e ho scritto una mia riflessione personale, proprio ho aperto questa mia riflessione personale scritta facendo riferimento a queste grandi opportunità che si offre oggi, data la potenza economica della Cina, che la Calabria possa svolgere un ruolo fondamentale. Io so, e lo dico al sindaco, perché l'ho detto nell'articolo che ho scritto, due di quei primi laureati, Liu Ruting e Wen Chan, nella prima visita che fece Vinzila qualche settimana dopo, però che c'è la fotografia, acquistarono due piante di pino, l'hanno piantato nel campus di Calabria. Uno di questi purtroppo 4-5 anni fa lo abbattono perché era stato attaccato, ma e loro hanno un rapporto costante, mi scrivono spesso e mi chiedono informazioni, hanno raccontato questo storia del pino in una rivista cinese, immaginiamoci un po'. Quindi io dico benvengono queste belle iniziative e auguriamoci che siano veramente qua. Grazie Franco, do la parola anche all'ufficio stampa del comune e alla scrivania. Sì, grazie. Io volevo approfittare di questa presenza per chiedere come viene vissuta, come viene vista in Cina la crisi che viviamo in Italia e in Europa, solo una crisi finanziaria o anche una crisi di valori? Per loro è solo una crisi finanziaria, cioè loro non capiscono la crisi di valore, non hanno la percezione di quale sia la crisi di valore. Però questa crisi finanziaria per loro è molto più importante, come dire, che per noi, perché loro vedono questa catena di eventi che potrebbe aprirsi, cioè una crisi dell'Italia, crisi dell'euro, crisi del debito anche americano, crisi economica mondiale. Quindi loro vedono l'Italia, la crisi italiana come il cardine attraverso cui si salva o si perde l'economia mondiale. Quindi c'è una grandissima attenzione verso l'Italia. Quello che anche non si capisce, non si percepisce bene è come l'Europa e l'America, che sembravano i leader assoluti del mondo solo nel 2008, quindi ormai 3 anni fa, oggi sembrano sull'orlo dell'abisso e sembrano voler o poter portare con loro stessi il resto del mondo. Quindi c'è grandissima attenzione e grandissima preoccupazione per questi elementi. Queste cose sono negative, ma devo dire hanno anche un aspetto positivo, cioè il fatto di essere il cardine di una possibile crisi significa anche essere il cardine di una possibile salvezza. Essere così importanti in senso negativo vuol dire che se ce la facciamo, se le cose vanno bene, salviamo tutto il mondo. Quindi abbiamo assunto come Italia una centralità che prima non avevamo. Se l'Italia in questo momento riesce a uscire, con un gioco di parole, da questo momento, noi abbiamo un valore che ieri non avevamo, e questo valore noi potremmo giocarlo a livello globale. Quindi è un'opportunità doppia per l'Italia, sia per salvarci, ma soprattutto per assurgere a un ruolo che per decenni o comunque molti molti anni l'Italia non avrebbe avuto, se non grazie a questa crisi. Grazie mille. C'è qualcuno? Salario Valetta di Calabria. La Cina, nella percezione, diciamo, della società civile o della società produttiva, è vista anche come un produttore di merci a basso costo. È un'area di delocalizzazione che potrebbe facilitare il dumping, cioè viene considerata da parte dei settori produttivi italiani come un elemento della crisi, come una forma di concorrenza estrema e radicale. Ora, il feedback positivo di questo tipo di legami ancora più stretti, quale potrebbe essere per le nostre attività?
direi che questo era, questo problema della Cina era quello passato. Oggi la Cina non è più questo. La Cina, lunedì passato c'è stato il grande aumento del valore dello yuan rispetto al dollaro, c'è stato il grande accordo siglato tra Cina e Giappone per una rivalutazione delle due monete che dovrebbe poi spingere le importazioni americane ma anche europee verso Cina e Giappone e invece ostacolare le esportazioni cinesi o giapponesi verso Europa e America. Quindi c'è un processo in corso di rivalutazione della moneta cinese che sta ponendo fine alle esportazioni a basso prezzo. Le esportazioni cinesi ormai l'industria cinese si sta diversificando e nel processo di diversificazione oggi la Cina è sempre più non solo posto di delocalizzazione, cosa che sta avvenendo, ma invece fonte di investimenti. I cinesi sia individualmente che come gruppo industriale stanno investendo moltissimo in America, stanno cercando occasioni per investire in Europa e stanno cercando occasioni per investire in Italia. In realtà l'Italia sarebbe una delle mete, se non la meta preferita, sia per investimenti sia soprattutto per viaggi, possibilità di turismo. Quello che li ostacola, che li mette in difficoltà sono i nostri lacci burocratici, le nostre difficoltà di tasse, non tanto i costi vivi, ma appunto tutte le difficoltà della nostra burocrazia a cui come italiani siamo abituati da tanti anni di pratica e di scontro quasi quotidiano. Se noi riuscissimo a semplificare tutte le pratiche, mille difficoltà burocratiche per gli investimenti e facilitare i servizi per i turisti che quando vengono in Italia certamente non sanno l'italiano e sanno un pochino di inglese, ma se riuscissimo a fare dei servizi più a misura di cinese e promuovere più l'Italia in Cina, io credo che oggi l'Italia sarebbe la vera grande meta sia dei cinesi, che già da soli basterebbero, sono 1,5 miliardi di persone, ma anche dei 3-4 miliardi di persone che stanno crescendo a ritmi travolgenti in tutta l'Asia. Questa è un'occasione unica, è un'opportunità enorme a cui però l'Italia deve prepararsi, perché se non si prepara rimane altri paesi si preparano molto bene, perché paradossalmente l'altra cosa che si vede in Cina, Mario l'ha visto, è che tutti gli altri paesi fanno grandissima promozione spendendo un sacco di soldi, di iniziative, spendendosi umanamente moltissimo. Gli italiani sono forse gli unici che non fanno promozione di se stessi in Cina e che comunque sono conosciuti, si conosce il calcio, si conosce l'arte, si conosce la bellezza italiana, si conosce la storia, e però qualche sforzo in più va fatto proprio sulla burocrazia, sulle liberalizzazioni, se posso dire, sulla facilitazione di queste persone che già hanno grandi difficoltà nel venire da così lontano. Qui non li si può accogliere malamente, anzi bisognerebbe accogliere come furono accolti gli studenti cinesi qui alla fine degli anni 70, con grande apertura di cuore. Grazie mille, c'è qualche altra domanda? No? Allora ci accomodiamo di là perché il sindaco mi farà gli auguri davanti a un aperitivo. Grazie a tutti, auguroni. Grazie a tutti.